nel giro di pochissimo noi ci siamo ritrovati in una nube di fumo enorme, e se non era per l'intervento delle operatrici del reparto noi non saremmo qui a raccontare, perché purtroppo eravamo intrappolati. Dice, io non mi sono reso solo conto che vedevo fumo e che non si respirava più, e siamo usciti, ci hanno portati fuori. Papà si chiamava Emidio D'Imperi, io sono Irene D'Imperi, e mio papà purtroppo è deceduto nel momento in cui stava succedendo tutto questo, ma non per cause negative all'incendio. Mio padre è morto per un arresto cardiaco, quindi era monitorato nell'UTIC, nell'unità coronarica qui a Tivoli, e quindi noi eravamo lì proprio perché dovevano farci ridarci la salma e farci vedere per l'ultimo saluto papà. Era il momento, diciamo, quando hanno staccato le macchine. Sì, stavano praticamente procedendo e noi eravamo fuori. Quindi nel giro di pochissimo noi ci siamo ritrovati in una nube di fumo enorme, e se non era per l'intervento delle operatrici del reparto noi non saremmo qui a raccontare, perché purtroppo eravamo intrappolati. Quando, al quinto piano, giusto? Al quinto piano, sì. E c'era una nube fuligginosa terribile, quindi quando siamo entrati le ragazze sono state fredde, hanno portato a termine le procedure di messa in sicurezza di tutti i pazienti. Mi ha detto che comunque era stato trasferito a Latina, l'hanno messo lì in corsia perché hanno fatto il tampone giustamente, e mamma ha detto che sta in corsia, insomma, l'ha messo dentro la stanza con un altro paziente, però non c'è niente. Io sono tutti i documenti qui, le chiavi, non pretendevo di andare via le cose, ma meno le cose essenziali del pigiama, però sta un po' abbattuto giustamente, perché poi è stato messo qui, lui poi si è fatto male a un piede seriamente, quindi deve stare rialzato lì, non hanno i presidi giusti. In che reparto stava sul fratello? Ortopedia, quarto piano, ortopedia. E dell'incendio che cosa le ha raccontato? Non mi ha detto niente, dice, io non mi sono reso solo conto che vedevo fumo e che non si respirava più, e siamo usciti, l'hanno portato fuori. Quale piano stava? Qua, quanto piano, diciamo che da sotto a sole è andata un pochino meglio, però dal spavento penso che è per tutti. Cioè, è riuscita comunque però a sentire suo fratello? Sì, no, ci ho parlato, ma sta un po' abbattuto perché comunque si è trovato un po' nel panico.